Nuova puntata di Klaus Condicio su YouTube dopo Maurizio Gasparri e Antonio Di Pietro. Abbiamo questa volta al telefono il dottor Francesco Messina. Ancora buongiorno dottore. Buongiorno. Ancora capo della squadra mobile gloriosa di Milano, ma che sale, diciamo, di collocazione, va a fare il vicequestore a Bergamo, poi si dice, si scrive che sarà prestissimo anche questore, questo poi lo lasciamo dire alle indiscrezioni, non sarà certo lui a dirlo, però sicuramente quello che tutti i critici concordano, uno degli investigatori più importanti che ha il nostro paese. Intanto i più importanti sono finiti sempre a Milano, vero dottor Messina? Diciamo, Milano è una sede molto ambita, piace, e soprattutto è una realtà che consente di lavorare nell'investigazione con grande, come dire, facilità e che, come dire, consente di raggiungere efficacemente dei risultati che poi gratificano molto nel nostro mestiere. Infatti. Beh, lei non è che in 2 anni si è risparmiato, avete fatto un sacco di indagini, avete arrestato un sacco di persone che hanno compiuto crimini e insomma, quindi il lavoro è stato tanto. Quanto ore al giorno lavora una persona come lei? Ma guarda, io in media perlomeno faccio 13 ore al giorno di lavoro, perché questa è, come dire, una realtà dove i reati vengono consumati, occupandomi di repressione, questo devo guardare ovviamente per la maggior parte della giornata, i reati vengono consumati in qualunque ora, è una città che produce, che vive, e quindi ovviamente c'è, come dire, un'altrettanta attenzione da parte della criminalità, ecco. Esatto. Senta, prima di affrontare il tema della nostra intervista, c'era un'osservazione che mi ha colpito delle sue interventi sui giornali su Milano. Lei dice: dagli anni 90, dai primi anni in cui sono stato qua, la criminalità è cambiata nelle strade. Cosa è cambiato? Ma guardi, io sono un osservatore privilegiato perché mi sono formato proprio a Milano, ho fatto i miei primi 12 anni di carriera a Milano, insomma, e sono arrivato qui da giovane vicecommissario. Quindi ricordo una Milano diversa, ricordo una Milano caratterizzata da un aspetto, come dire, gangsteristico più evidente, dove si sparava per strada. Ho vissuto gli anni 90, anni in cui, parlo ovviamente operativamente, anni in cui abbiamo assistito a degli scontri tra bande rivali, bande organicamente inserite in strutture di 'ndrangheta, quindi dove la gente moriva per strada anche per sbaglio. Da questa realtà, una realtà che poi, come dire, ha portato fino alla fine degli anni 90 alla consumazione dell'ultimo sequestro di persona ad opera di Calabresi, mi ricordo il sequestro Schiarella di cui anch'io mi sono occupato nel 98, insomma. Certo. Dico, da questo tipo di realtà criminale siamo passati poi, al mio ritorno, io sono stato fuori per 10 anni, a una realtà criminale completamente diversa, cioè una criminalità organizzata molto più sommersa, indubbiamente, che lavora sotto traccia e ha abbandonato l'aspetto militare con un regolamento di conti, anzi lavora in modo tale da non essere assolutamente, da non evidenziarsi. Ha mantenuto questa egemonia soprattutto nel campo degli stupefacenti, e c'è invece una microcriminalità molto diffusa, c'è una criminalità di strada abbastanza diffusa che va tenuta sotto controllo, che è poi, come dire, il motivo per cui questa percezione dell'insicurezza diventa notevole. Allora abbiamo assistito, in poche parole, all'allontanamento di queste figure criminali complesse, di queste organizzazioni che si guadagnavano il controllo del territorio e sparavano per strada uccidendo la gente, e invece vengono fuori questi soggetti che sono, come dire, dediti ad attività criminali di meno, come dire, virulenza, no? Come posso dire, c'è questo spaccio diffusissimo, questi reati predatori, queste rapine a passanti. Per esempio, io mi sono occupato per tanti anni di rapine, c'erano periodi in cui a Milano le banche venivano assaltate con i Kalashnikov, i rapinatori avevano in mano armi a ripetizione, insomma, sequestravamo armi in continuazione. Oggi questa figura delle rapine così gravi, pesanti, non c'è più, è molto sullo sfondo, è rarissima. Ci sono questi rapinatori seriali, entrano in banca con un coltellino e consumano la rapina. Sono figure che all'epoca erano inimmaginabili, no, assolutamente. Senta, veniamo a un altro tema, che è quello della prostituzione. Noi l'avevamo già affrontato insieme in un'intervista alla Stampa, però lei ieri
c'è tornato e ha ribadito quello che mi aveva già detto, però lo volevo approfondire di nuovo con lei. Allora, lei dice, sia nelle due interviste, una tesi che poi aveva anche pubblicato l'Economist, si ricorda, che il protettore, il pappone classico non c'è più, al limite può essere addirittura, tra virgolette, un fidanzato, dice lei, comunque lo schema classico protettore prostituta per lo più dell'est o comunque prostituta è forse uno schema che non c'è più, dice lei. Ci può spiegare meglio questo addio al pappone, diciamo? Guardi, si tratta di una figura, il lenone, no? Lo sfruttatore, una figura veramente residuale ormai. Ci sono, cioè non è completamente scomparsa, perché ci sono aree di questo tipo di reato, come per esempio le donne nigeriane, o alcune situazioni che riguardano queste ragazze che vengono dai paesi balcanici, in cui queste figure permangono, ma sono veramente estremamente residuali e molto sullo sfondo. Viceversa, c'è una organizzazione diversa in cui le donne hanno in mano la situazione, si prostituiscono consapevolmente e spesso ci siamo trovati davanti a donne che sono venute in Italia per vendere il proprio corpo, fare il loro gruzzoletto, magari concordemente con il proprio uomo, con il proprio fidanzato, e tornarsene poi, ovviamente rimuovendo quello che hanno fatto qui nel loro paese, dove tornando a una vita borghese, cercando borghese, esatto. Questo è frutto di un'evoluzione probabilmente del tipo di cioè lei però dà attività criminale, sì. Dottore, lei dà anche una motivazione economica, cioè lei dice il grosso si è spostato sugli stupefacenti, che sono di fatto le organizzazioni, vero, sì, gli sfruttatori, è vero, sì, la droga sì, è diventata purtroppo capillare, la compra anche l'operaio, e quindi lo studente c'è dappertutto, per cui la prostituzione sicuramente è per queste organizzazioni forse un po' meno redditizia, meno economica, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Quindi si è spostata, quindi c'è più autogestione, tra virgolette. Ritengo di sì. Ripeto però, perché vorrei essere chiaro su questo punto, le aree di sfruttamento e di violenza nei confronti di ste povere donne non sono completamente, scomparse, sono notevolmente ridimensionate, non c'è dubbio, rispetto al passato. Lei ha sempre detto, io non faccio il politico e non faccio il sociologo, no? Cioè faccio quello che reprime, me l'ha detto, ci tiene a dirlo in più occasioni, però di fatto lei, analizzando la realtà, che secondo me non è solo milanese ma può essere magari anche romana, lei sta dando un messaggio, cioè il messaggio è il concetto di il racket c'è, ma è cambiato magari, cioè non c'è forse neanche più come lo intendiamo. Io sono d'accordo con questa lettura del mio modo di ragionare, sulla base appunto dell'esperienza empirica, perché poi il sapere di polizia giudiziaria è empirico, insomma si basa sull'esperienza. Io devo dirle che onestamente c'è un problema di cultura, io mi rendo conto che c'è un problema di cultura, qui bisogna porsi il problema del ricorso alla prostituzione da parte della gente, del ricorso da parte dell'utente allo stupefacente, esatto. E l'evoluzione dei fenomeni è tale che la repressione comincia a non essere più sufficiente, perché noi continuiamo ad arrestare quotidianamente decine di persone per lo spaccio di sostanze stupefacenti e ci rendiamo conto che non incidiamo minimamente sull'intero problema, cioè, quindi bisogna agire a livello dell'utente che si avvicina e che chiede questo tipo di prestazione, cioè sia per quanto riguarda la droga che per quanto riguarda il ricorso a queste donne che vendono il proprio corpo. Una cifra che dice